Luca Meloni, rappresentante della CGIL. Come è cambiata la situazione dopo le ultime novità per la Vol 2? È cambiata che non abbiamo più un vertice. Il filone eutereagile ha smantellato anche i nostri vertici di Vol 2 e di M and Partners, che è il gruppo dentro il quale noi stiamo adesso. Quindi in questo momento non abbiamo un amministratore delegato, non abbiamo più una proprietà in questo momento. Noi avevamo fino a venerdì scorso una proprietà comunque fantasma, ma c'era, avevamo un amministratore fantasma, ma c'era, almeno sulla carta. Adesso non abbiamo neanche più quello, a meno che non possano svolgere i loro traffici anche dal carcere, perché di quello si trattava alla fine. L'amministrazione nostra non c'è mai stata in quest'ultimo periodo. Cosa chiedete con questo corteo? Con questo corteo chiediamo soprattutto a Telecom, alle istituzioni, in maniera spero chiara, che la giustizia insomma si occupi anche di Vol 2. Qui c'è uno dei tentacoli di Home che è arrivato fino a qua ed è bene quindi trovare una soluzione anche per noi. Si devono impegnare le istituzioni, i tribunali e Telecom a garantirci la commessa. Che danni ha fatto alla Vol 2 questo tentacolo di Home? Ha fatto il danno di farci attendere sugli stipendi, siamo 2 mesi senza stipendi, abbiamo una sede che è sotto sfratto, abbiamo il pignoramento di tanti beni materiali qui dentro, perché ci sono un sacco di creditori. Questi sono i risultati dell'amministrazione di Massa e di Camalleri, quindi il tentacolo sta avendo questi effetti su di noi. Perché allora voi state continuando a lavorare? Perché è l'unico modo per noi per mantenere la commessa qui dentro, perché se noi smettiamo di lavorare Telecom in 5 secondi gira la commessa in un'altra parte. Voi cosa chiedete alle forze politiche che si sono interessate alle... Di risolvere in fretta la nostra situazione. Hanno aperto un tavolo all'inizio di giugno, è bene che venga chiuso in fretta e positivamente. Non possiamo aspettare mesi e mesi e mesi.